Ciao, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo un ospite speciale, quindi possiamo considerare la nostra rubrica Azzeramento come una puntata un po' extra. Abbiamo una ex biatleta e vogliamo celebrarla con questa puntata, visto che diciamo che ha contribuito a innalzare il livello del biathlon italiano negli ultimi anni. Ricordiamo medaglia di bronzo olimpica a Sochi nel 2014 e medaglia di bronzo nella Mastart di Contiolati ai mondiali del 2015. Ciao cari, Ciao a tutti. benvenuta. Ciao. Grazie. Come va? Io sto benissimo anche in questo periodo, magari un po' speciale. Non mi annoio con due bambini piccoli a casa e posso dire che posso godere comunque questo periodo. Ma quindi sei passata da dover gestire i poligoni a terra in piedi a dover gestire due piccolini. Quale delle due è più complicata? Sono comunque due cose un po' differenti, però. Sì, sono molto differenti. Adesso così direi il tiro a terra in piedi, diciamo il biathlon, visto che è uno sport molto particolare, molto intenso. Devo anche dire che con i miei figli sono diventata un po', mi sono cambiata e sono diventata molto più tranquilla, che come atleta ero sempre attiva, sempre diciamo professionista, volevo sempre migliorare e adesso con i bambini riesco a stare molto più tranquilla, molto più calma e quello essendo mamma penso che aiuta tantissimo perché i bambini sentono se sei calmo, se sei tranquilla e se stai bene. Certo, ma diciamo chiaramente il tuo impegno da mamma prenderà gran parte del tuo tempo, ma riesci a proseguire gli allenamenti? Ti alleni ancora? Come negli ultimi anni, come sta andando questa parte della tua vita? Un atleta senza allenamento mi sa che non sta bene, per quello cerco anch'io di prendermi il tempo. Oggi stamattina, per esempio, sono stata nella mia palestra in casa, c'ho qua una palestra in cantina e io e Alex ci diamo i cambi, così una volta si allena lui e una volta io e non è sempre facile, ma mi prendo quest'ora perché dopo sono molto più carica, molto più calma. E sto molto meglio che quando i miei muscoli, il mio corpo potevano un po' muoversi. Quindi Grazie. hai raggiunto un ottimo equilibrio tra famiglia, sport. Sì, dico sempre: se uno vuole è motivato, riesce sempre a trovare i suoi tempi. È anche molto importante, penso, soprattutto per le mamme che sono là per i bambini 24 ore, se un'ora si prendono per sé. Aiuto molto, ti dà di nuovo molto energia e secondo me fa bene. Karin, ci siamo visti l'ultima volta in occasione dei mondiali di Anterselva, dove avevi un ruolo un po' diverso, cioè un po' particolare. Hai fatto la commentatrice tecnica per Rai su Tirol. E che esperienza è stata? Come ti sei trovata? Per me vivere questi mondiali in questa maniera era perfetto perché così comunque potevo partecipare, potevo vedere un po' il vostro ambiente. Ho visto che essere giornalista, commentatori, reporter non è facile. Pensavo molto più facile, ma devo dire che è stata un'esperienza incredibile e sono molto contenta che potevo fare questa cosa. E nell'occasione sei stata anche premiata dalla FISI per la tua carriera. Quanto ti ha fatto piacere questo riconoscimento? Logicamente penso che sempre fa piacere quando vengono riconosciuti i risultati. Era una bella cena, una bella festa, ma la cosa che mi ha sorpreso di più era la frase che era scritta su quel coso là, che era 100 anni speciale, anche grazie per te. Questo per me era molto, molto, come si dice, personale, è una frase che ha un proprio punto e anche essere lì con i grandi come Ando, Paslo e tutti gli altri era un onore. Noi pensiamo sempre che siamo piccoli, che non abbiamo fatto o vinto tanto, non
non pensiamo a tutti quei risultati che abbiamo fatto e lì in quel momento ti ricordi, ah sì, hai vinto anche te qualcosa. E non solo a livello italiano, perché anche TV Austria è venuta a trovarti a Ridanna per realizzare un documentario. Ci puoi raccontare qualcosa di più? Sì, loro praticamente l'anno prossimo, più o meno a novembre, ci sarà, fanno vedere un documentario della zona nord qua dell'Alto Adige, del Tirolo, e in ogni valle hanno preso una persona, uno sportivo, e qua a Ridanna hanno scelto me, io gli ho fatto vedere un po' tutta la valle, abbiamo fatto delle riprese sugli sci, sul poligono, e poi logicamente anche un po' la mia vita adesso, ero lì con Paul che ha provato a sciare e un po' messe tutte e due le cose insieme, la Val Ridanna, il fondo, il biathlon e la mia vita adesso. Benissimo. Diciamo che approfittando di questo momento di stallo e di pausa generale, sui social, in particolare diciamo sul gruppo Facebook più attivo per quanto riguarda il biathlon, quello di biathlon in Italia, stanno un po' rimostrando tutte le gare più spettacolari del passato, e ci è capitato di vedere appunto la partenza linea dei mondiali di Finlandia, di contro. Pensi che quella sia stata la tua gara più bella individualmente? Sì, anche se non posso dimenticare, la sprint a Sochi è stata sicuramente la mia gara più grande della vita, ma anche quella mass start a Kontiolahti, secondo me è un po' come è andata la mia vita, che io non ero mai un grande talento, una persona di cui qualcuno si è aspettato qualcosa, dovevo sempre stringere i denti, sempre passare tanti alti e bassi, e questa gara fa vedere un po' il mio carattere, che non muoio mai, che do sempre il 100%, e che prima o poi, se ci credi in te stesso, qualcosa di bello esce. Ci hai fatto emozionare tantissimo durante quella gara, sono saltati dai divani tutti. Sì, mi ricordo benissimo questa gara, ti potrei raccontarla ancora dall'inizio fino alla fine, anche io non potevo crederci, ma poi anche se pensi alla fine battere Dario Domrace, che ha vinto la Coppa Generale in quell'anno là, non era facile, ma sono riuscita e mi rimane per sempre adesso questa medaglia. Hai trovato l'energia dal profondo del cuore in quell'ultimo giro spaziale. Sì, ma anche... Poi vedete anche sui mondiali Antarselva, avete visto quanto ci vuole per che una gara va tutto bene e quanto significa gestire bene una gara, no? Dall'inizio alla fine può succedere tantissimo e finché non sei in arrivo non hai vinto niente o non hai perso niente. Quindi mai mollare per i giovani, quelli che ci guardano adesso, battere fino alla fine e credere in se stessi. A proposito di giovani, hai seguito prima della nascita di Emma anche per un breve periodo i ragazzi del Comitato Alto Adige. È una cosa che ti piacerebbe ripetere, comunque tornare ad allenare, oppure è una cosa che non ti attira più di tanto? No, adesso ho fatto 2 anni, una volta essendo incinta di Emma, e l'anno scorso potevo prendere Emma con me perché l'ho allattato. E poi devo anche dire che lei è stata molto brava. Quando gli atleti si sono allenati, lei ha dormito e quindi sono riuscita a gestirla bene. Poi adesso con 2 bambini un po' più grandi diventerà sempre più difficile, ma se riesco a gestire tutto è un lavoro che mi piace, soprattutto anche questi giovani di quell'anno che avevamo l'anno scorso, è un gruppo bellissimo. Sono dei bellissimi caratteri e ci vuole ancora tanto lavoro, ma penso e spero che qualcuno riesce ad arrivare a buoni livelli, diciamo. E più in generale, diciamo, adesso stiamo vivendo, soprattutto chiaramente dal punto di vista femminile, un momento storico eccezionale nel biathlon italiano. E come giudichi
la differenza, se ce n'è, ma immagino che ce ne sia, di ambiente rispetto a quando gareggiavi tu, anche magari i primi anni della tua carriera rispetto ad adesso, parlando appunto di attenzione da parte dei fan e di tutte queste cose qui. No, è così, cioè, diciamo con la medaglia che abbiamo vinto noi donne a Nove Mesto, lì pian piano si è riuscito a partire, a dimostrare qualcosa, poi man mano si è riuscito di sempre di confermare questi risultati, di andare sempre più avanti, di vincere di più. Poi logico, adesso Elisa e loro sono riuscite di andare ancora più avanti. Dico, l'attenzione delle medie sicuramente è molto più alta adesso e hanno tutte le cose nella vita hanno lati positivi e negativi, ma penso che anche una cosa molto positiva è il rapporto con gli sponsor. Ai tempi miei, quando abbiamo chiesto a qualcuno se vorrebbe fare sponsor al biathlon, molti ci hanno guardato e hanno chiesto cos'è il biathlon. Questo adesso non ti succede più perché ormai il biathlon lo conoscono tutti, quindi sono contenta che siamo partiti bene qualche anno fa e riescono ad andare ancora a questi livelli o anche hanno alzato ancora il livello e è una bella cosa. Lo sport è uno sport duro con tanti alti e bassi, ma alla fine è una cosa bellissima. Una domanda un po' tosta, un po' particolare per te, Karin. Tu che lo conosci bene, il direttore Curtat, fossi nei suoi panni, come imposteresti le squadre da qui a Pechino? Sono molto contenta che non sono alla sua posizione. So che ci sono un po' di problemi, i problemi ci sono sempre stati e si è sempre riuscito di trovare qualche soluzione bene. E penso che Kurtaz, come lo conosciamo, questi giorni sta pensando e sicuramente sta trovando una soluzione e una buona idea per continuare con queste bellissime squadre. Concludiamo con una domanda un po' curiosa. Certo. Karin, ci racconti qual è stato un episodio curioso durante la tua carriera di Coppa del Mondo, un qualcosa, un aneddoto, qualcosa che ci puoi raccontare? Così spontaneamente mi viene quello di Martin Fourcade, visto che adesso ha smesso anche lui, per esempio, quando è morto mio papà. In quei tempi là lui era uno che in tele sembrava uno molto, come si dice, egoista Molto o... snob. Sì, esatto. E lui mi ha scritto un messaggio per le condoglianze e lì ho visto un'altra parte di lui, ero molto spaventata, molto sorpresa e anche dopo, alla fine della Coppa del Mondo, è venuto da me in quell'anno là e mi ha chiesto come sta. Una persona come lui, che ha mille cose da fare, mille cose da pensare, chiede Sì. me come sto. Quella è una cosa che mi ha sorpreso tantissimo e anche vedendo adesso gli ultimi 2 anni come lui è cresciuto anche. Lui aveva dei alti e dei bassi, quello che è riuscito a dimostrare, a fare, per me un personaggio, una persona bellissima e stupenda. E mi mancano le parole, veramente. Questa è una cosa che mi rimane per sempre nel mio cuore perché non tutti gli sportivi sono così, certi sono egoisti e lui si vede che non si occupa solo di se stesso, guarda anche gli altri. E un po' tutto quello che è intorno. E spero che, e sono convinta che adesso trova qualche compito e si gode la vita dopo lo sport come me adesso, perché veramente quando ero atleta non pensavo che la vita dopo può essere così bella. Grande Martello, grande Karin, quindi due campioni dentro e fuori dallo sport. Grazie, mi ha fatto molto piacere di fare questa chiacchiera con voi. Rimanete sano, spero. Sì, anche E te. Nicolò, magari ci vediamo di nuovo da qualche parte. Speriamo quando si può uscire, prima Speriamo posto dove presto. ci saremo. Va bene.
Grazie mille, Karin. Va Un bene. piacere. Grazie mille, Karin. Grazie. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.